gran partita sicuramente, l'abbiamo preparata molto bene in settimana, siamo stati bravi perché li abbiamo fatti sembrare che ci fosse un divario tecnico enorme fra noi due, invece sono state due partite, quelle che ci sono state durante il campionato, equilibrate. E qua avevamo vinto, ma avevamo vinto giocandocela fino all'ultimo, e mentre da loro abbiamo perso, tra oggi una partita dominata fin dalla seconda frazione. E poi quando siamo stati bravi a giocare con il... che sono venuti qua da... è stata una giornata veramente con tanto tifo, siamo stati contenti perché comunque ci voleva un palazzetto pieno, un palazzetto colmo di gente. È stata una bella vittoria, ma non dobbiamo adagiarci sugli allori perché oggi abbiamo giocato bene, vinto di 24 sempre in controllo, però se giocavamo male vincevamo di 1, era uguale, 1-0 per noi e bisogna vincerne ancora uno. È una vittoria che ci dà fiducia perché abbiamo vinto 7 partite di fila e con un amichevole in mezzo è stata anche l'ottava vittoria di fila contro Acaia, quindi bisogna però arrivare alla nona e chiudere subito i conti perché comunque siamo in un ottimo momento, non c'è bisogno di una sconfitta demoralizzante, quindi dobbiamo continuare così ma pensare che appunto non è finita qui assolutamente.